Bé, bon dia a totes i a tots. Avui fem una nova sessió del seminari 6 i tenim la sort que tenim amb nosaltres Paolo Campora, que Paolo Campora és professor de la Universitat La Sapienza de Roma i ens farà, diguéssim, una introducció, un seminari entorn a l'acció directa al Parlament Europeu i concretament entorn al com, diguéssim, es posicionen davant d'aquesta fita de 1979 les diferents cultures polítiques italianes. No? Li agraïm molt la seva participació, li donem la paraula en seguida, sap que té un temps prudencial per intervenir i, com sempre, després el que farem és obrir torn de paraules i tothom, diguéssim, tindrà temps d'intervenir. Paolo, moltes gràcies. Endavant. Endavant. Grazie, grazie mille. Allora, faccio un seminario in italiano, su cui tutti più o meno capiscono l'italiano, non so se diciamo, grazie a Paola per aver tradotto le slide in modo da poter così seguire un po' meglio, più attentamente la questione. Allora, il mio tema è appunto le elezioni dirette del Parlamento Europeo, le elezioni del 1979, che sono appunto le prime elezioni dentro. Sono le prime elezioni internazionali della storia, mentalmente, e ovviamente hanno segnato un momento importante, diciamo, nel passaggio, nella costruzione dell'integrazione europea. Adesso cercherò di dire in che senso, in termini anche generici, di contestualizzazione, in che senso queste elezioni sono state importanti, ma la prospettiva complessiva che adotterò, appunto, quello di analizzare delle culture politiche italiane, come guardano le elezioni del 10 giugno, perché in Italia dipende il 10 giugno del 1979, come leggono queste elezioni dentro la logica, appunto, di una costruzione di un soggetto europeo che è ovviamente fortemente condizionante anche allo sviluppo italiano, in modo particolare allo sviluppo degli anni 70, e anche qui cercherò di fare un'introduzione sull'Italia negli anni 70, come si interseca rispetto alle profonde trasformazioni del contesto internazionale e poi un discorso specifico europeo. L'analisi è un'analisi di cultura politica, quindi si cerca di capire come la prospettiva europea in qualche modo è analizzata dalle grandi famiglie politiche italiane, che di fondo sono le grandi famiglie politiche europee, naturalmente, ancora in quegli anni, a differenza di. Allora, intanto dirò qualche cosa, metto le mani avanti e chiedo scusa, perché dirò cose banali su questa questione. Naturalmente ditemi voi anche se vale la pena andare più veloce. Allora, intanto l'importanza del voto. Le elezioni dirette del Parlamento europeo sono, rappresentano in qualche maniera una svolta nel processo di integrazione europea, non, lo sappiamo benissimo, non perché è una svolta sul piano istituzionale, cioè negli anni 70, in genere, diciamo, nella storiografia sull'integrazione europea, gli anni 70 sono considerati un po' marginali. Si ragiona per decade, il decennio 50 è il decennio di grande progettualità, nasce nel 1951 la prima comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, poi c'è il passaggio fallito ma decisivo della comunità europea di difesa, poi c'è ancora i trattati di Roma e la nascita della comunità economica europea, cioè sono gli anni in cui si struttura dal punto di vista istituzionale l'Europa. Gli anni 60 sono l'Europa di De Gaulle, il progetto europeista di De Gaulle, del piano Fouché fallito, di quell'idea di una Francia che egemonizza l'Europa e in qualche maniera si ricostruisce una propria dimensione internazionale che senza l'Europa non avrebbe potuto in nessun modo naturalmente immaginare di avere. Gli anni 70 sono invece una sorta di, considerati generalmente, una sorta di passaggio a vuoto per arrivare alla nuova fase istituzionale
che è quella degli anni 80, l'atto unico europeo del 86, che è il primo trattato dopo 30 anni, l'ultimo del 57, che in realtà non introduce grandi novità, perché è una sorta di reiterazione, ma non di sistemazione dell'esistente, e poi premessa ovviamente al grande passaggio da Comunità Europea all'Unione Europea, che è il trattato di Maastricht. In piccole, cioè banalissimamente, questa è, diciamo così. Allora, quello che si vuol dire qui è che, attenzione, in realtà gli anni 70 non sono così banali, è proprio l'elezione diretta del Parlamento Europeo ci dice che la cosa non è così banale, e cercherò di dirlo. Intanto le elezioni, la discussione sulle elezioni dirette del Parlamento nasce da subito, si pone subito negli anni 50, se e quando, è una sorta di indicazione di massima, ci dovranno essere le elezioni europee dirette, cioè i popoli europei saranno chiamati a pronunciarsi ed esprimere la loro sovranità popolare, ma il rinvio è sine die, non si capisce quando, rimane in qualche maniera nebulosa la questione, ci ritorno dopo. Non è un caso che proprio negli anni 70, perché uno dei tanti, è un tassello dentro un mosaico complesso che adesso qui non sto ovviamente a fare, altrimenti stiamo fino a domani mattina, è una delle tante risposte che si cerca di dare alla domanda di democratizzazione post 1968, cioè il tentativo di costruire dentro il quadro europeo una relazione tra la società civile e le istituzioni, un qualcosa che è ovviamente sempre mancato, perché il Parlamento europeo, come sapete, era eletto in elezioni di secondo grado, cioè in parlamenti nazionali eleggevano il Parlamento europeo. Quindi l'idea di costruire un nesso diretto tra sovranità popolare, cioè dentro la logica della sovranità popolare, tra i popoli europei e le istituzioni europee, nasceva anche come una risposta ai processi di democratizzazione post appunto 1968. Il tema è un tema che, diciamo così, merita ben altra trattazione, ma anche qui appunto andrei lontanissimo sulla questione. Un tema invece che a me interessa molto, che è direttamente correlato con la questione legata, la questione delle elezioni dirette, è la nascita dei partiti confederali. Anche qui, cioè il sistema politico europeo si sta costruendo, si costruisce negli anni 70 e non c'è bisogno di trattati, non c'è bisogno di cambiare dal punto di vista formale le cose. Okay? Tra il 74 e il 76 le tre grandi famiglie politiche europee, il Partito Socialista, cioè i socialisti, i liberali e i popolari, cioè la Democrazia Cristiana, si strutturano in partiti confederali. E anche qui c'è una diretta correlazione. Il tema è dall'inizio, forse lo dico credo dopo, cioè l'ho messo, se non sbaglio, dopo, ma lo accenno subito, che forse il... non è qui, ma niente, va bene, lo recupererò. Comunque lo accenno subito. La vera questione è che sin dall'inizio, negli anni 50, si pone il problema se far nascere, perché sembra una questione di lana caprina, si dice in italiano, cioè una questione in qualche maniera marginale, se far nascere prima i partiti confederali e poi prevedere le elezioni europee, o viceversa pensare che l'indizione delle elezioni europee dirette possa favorire la costruzione dei partiti europei. Ma quale che sia la posizione, sin dagli anni 50, in modo particolare di questa cosa, si discute nel progetto di comunità politica europea, che è il progetto legato a quell'articolo 38 della Comunità Europea di Difesa, la CED, che fallirà naturalmente, ma i documenti sono straordinari, sono a Fiesole, a Firenze, andare a vedere il dibattito, è veramente un dibattito bellissimo, ricchissimo, e la questione è proprio lì, cioè far nascere prima i partiti o fare prima le elezioni europee risponde a quella domanda lì, l'ultima. Dobbiamo una consapevolezza forte che c'è in quella classe dirigente, cioè europeizzare le masse. L'idea della costruzione di un sentimento di appartenenza europeo che sia soverchiante, in qualche maniera, le dimensioni nazionali. Avrebbe detto De Gasperi, che allora era particolarmente interessato alla questione, giustapponendo, mettendo insieme le nazioni senza superarle del tutto, perché ancora lo Stato Nazione aveva la sua funzione storica da compiere, ma insomma la cosa interessante era costruire. De Gasperi parlava
diresco il leader della Democrazia Cristiana italiana, parlava dell'Europa come il mito in senso soreliano da consegnare alle nuove generazioni. Sentire Alcide De Gasperi che cita Giorgio Sorello non è una cosa così banale, secondo me. Sempre dentro il discorso, diciamo così, della contestualizzazione, la comunità europea, appunto, nel contesto internazionale del decennio del 1970, ora vado velocissimo, queste sono tutte cose che conoscete benissimo, meglio di me, ma le richiamo semplicemente per dire attenzione, guardate che quelle elezioni europee si inseriscono dentro questo contesto storico e non possono prescinderne. Ovviamente è il processo di trasformazione degli anni 70, di ridefinizione degli equilibri internazionali, quello che generalmente, è stato chiamato lo shock of the global. Banalmente le due grandi questioni, la crisi del 1971 del sistema monetario internazionale, la scelta di Nixon di far venire meno il principio, diciamo così, di parità tra il dollaro e l'oro, sono cose che, appunto, di dire banalità, e poi il passaggio, la crisi economica, invece, quindi la crisi monetaria e finanziaria che si trasforma in crisi economica del 1973 in conseguenza della guerra del Kippur, una delle tante vicende delle guerre arabo-israeliane, una delle tappe fondamentali, no? 48, 56, 67, 73, fino ad arrivare agli anni 90 tentativi di Oslo. E lì l'apertura appunto del problema della crisi energetica dovuta a che cosa? Ovviamente al petrolio, cioè al rincaro, al quadruplicare il valore del petrolio e barile, come arma strategica, ovviamente dentro la logica della guerra fredda, cose che do però scontate, le richiamo semplicemente per appunto dare un quadro. Occhio perché dentro questa logica di un sistema in transizione, cioè tutta Bretton Woods è finita, si tratta di ridefinire un sistema nei suoi fondamenti economici e il tentativo di darsi degli strumenti di governance lo si vede subito nel primo grande caso, il Rambouillet, nel 1975, il G6, cioè le grandi potenze che per la prima volta si riuniscono con l'intento di ridefinire in qualche maniera, di governare la transizione del sistema, dalle condizioni nate nel 1944 fondamentalmente, e che adesso non ci sono più, e cercare appunto di dirigerle in qualche modo. Faccio notare banalmente questa cosa, il G6, diventerà G7 l'anno successivo con l'introduzione del Canada, il G6 ha 4 dei 6 paesi sono soggetti della Comunità Europea, Regno Unito, Germania occidentale, Francia, Italia. Ovviamente Stati Uniti e Giappone. Però 4 di questi paesi sono dentro la Comunità Europea. Non è una cosa banale. Ultimo richiamo di contesto, naturalmente, è che tutta questa, anche il processo di democratizzazione si lega ad una fase complessiva, diciamo così, di, generalmente chiamata di distensione della guerra fredda, che ha una pagina peculiare in Europa, che è quella dell'Ostpolitik, che non c'è altrove. La distensione è una categoria che sappiamo essere in qualche maniera determinante la fase, la periodizzazione della guerra fredda, ma nel caso specifico europeo, dentro la distensione si inserisce il contesto dell'Ostpolitik tedesca. Tanto per dire, sono cose anche qui che dico banalmente. Per la prima volta i due stati tedeschi si conoscono, il trattato del 1972, e non è un caso che da lì è la premessa proprio all'ingresso dei due paesi all'ONU, nel 1973. Insomma, questo è il quadro di trasformazione, e ovviamente l'Ostpolitik ha come punto terminale la conferenza di Helsinki. Allora, questa logica, in questa logica, la Comunità Europea rimane ferma, cioè ha protagonisti che appunto si riuniscono a Rambouillet e sono maggioritari, e cercano di essere protagonisti nel ridefinire le regole del sistema internazionale, e la Comunità Europea cosa fa? Rimane per l'appunto, secondo la interpretazione classica della storiografia, un punto fermo, una sorta di decennio vuoto, questo degli anni 70? No, come ho detto prima, intanto perché c'è una questione non banale rispetto alla definizione del sistema politico europeo con la nascita delle grandi confederazioni partitiche, e con appunto finalmente la decisione sulle elezioni europee. Ma c'è il primo allargamento. La Comunità Europea passa da 6 a 9, Gran Bretagna,
Danimarca e Irlanda entrano nella Comunità Europea, ci entra anche la Norvegia, nel senso che firma il governo norvegese, ma poi l'entrata è bocciata dal popolo norvegese, che lo riboccerà poi anche, come sapete, dopo Maastricht, bocciata sulla questione della pesca. Quindi sembrano cose banali, ma in realtà per loro è determinante. La va bene, e non è banale, il passaggio da 6 a 9, non è banale l'ingresso della Gran Bretagna, anche perché tutti gli anni 60 sono stati un tentativo della Gran Bretagna di entrare in Europa, fermata, bloccata dalla strategia gollista, appunto. C'è la formalizzazione del Consiglio europeo, cioè il motore politico della Comunità europea e poi Unione europea dal 92, è il Consiglio europeo, come sapete benissimo, ed è qui che per la prima volta viene formalizzato, cioè anche l'Europa comincia a strutturarsi dotandosi di organismi che devono governarla, in un momento in cui tutto è in una fase di completa ridefinizione. Allora, io semplicemente, lo stesso Parlamento europeo, che era un Parlamento puramente consultivo, comincia, lento pede, come si dice, con molta lentezza, ad avere qualche potere, per esempio, di controllo sul budget europeo, che non è una banalità. Non entro nel dettaglio tra il Trattato di Lussemburgo del 70 e quello di Bruxelles del 75, con piccoli passaggi e aumenti di potere, di controllo del Parlamento europeo, però insomma comincia in qualche modo a pensarci un ruolo meno ancillare del Parlamento europeo. Ovviamente il grande passaggio, quello del 92, ho fatto una introduzione troppo lunga, me ne scuso, vado però subito sulla questione italiana. Questo è il contesto in cui si decide che le elezioni dirette del Parlamento europeo vengono in qualche modo definite. Il contesto italiano. Parto dal secondo punto, così. Intanto c'è un consenso europeista straordinario, che visto oggi fa impressione, cioè tutta la società italiana è largamente e fortemente pro-Europa e anzi vedono nell'Europa l'ancoraggio per il superamento delle difficoltà italiane. Questo in realtà sarà un leitmotiv per molti decenni. Ma i partiti politici, tutti i partiti politici, dall'estrema sinistra all'estrema destra, dal Partito Comunista con il progetto comunista all'estrema destra, cioè il Movimento Sociale Italiano, i neofascisti con il progetto dell'eurodestra, sono tutti profondamente europeisti e sorprendentemente europeisti. E poi vedremo nel dettaglio, soprattutto l'aspetto, quello che mi ha intrigato oggettivamente di più, è stato proprio quello del Movimento Sociale, con tutte le peculiarità di un'elaborazione molto complicata e difficile, ma impressionante. I dati delle partecipazioni alle elezioni europee del 10 giugno vi danno la dimostrazione del grado di partecipazione. Tenete conto che le elezioni europee del 10 giugno sono disgiunte dalle elezioni nazionali che c'è stato soltanto una settimana prima, quindi a distanza di una settimana il popolo italiano viene richiamato nuovamente ad eleggere, non sono state fatte simultaneamente. Quindi il dato è veramente un dato puro in questo senso. Ed infatti è un po' più basso rispetto alle nazionali, ma non di molto. E guardate però che la media europea è del 62% di partecipazione. I principali paesi, l'Italia, è l'85,65% di partecipazione. L'85% di popolo italiano, degli aventi diritto, va a votare. Guardate il confronto con la Germania occidentale 65, con la Francia 60, che sono sostanzialmente sulla media europea, però il Regno Unito fa pressione 32%. Capiamo da subito che sia l'entrata, sia la Brexit hanno da loro in qualche maniera ragion d'essere, ci spiega qualcosa. In modo particolare, qui c'è vedremo una straordinaria vittoria, ovviamente, di chi? Dei conservatori, dei Tories, insomma, dei conservatori della Thatcher, che solo un mese prima avevano stravinto le elezioni. Gran Bretagna. L'Italia è seconda soltanto al Belgio e Lussemburgo in termini di partecipazione. Insomma, il grado di europeizzazione del paese passa anche attraverso questo dato, che è un dato grezzo, un dato quantitativo, che però in qualche maniera ha il suo significato. Vado sul primissimo punto, l'eccezionalità della situazione italiana, la vediamo anche qui come elemento di contesto. Per chi giustamente non ha necessariamente cognizione della storia italiana e non c'è ragione che qui la debba avere, a Barcellona.
Tra il 76 e il 79 in Italia ci sono i cosiddetti governi di solidarietà nazionale, che sono governi in cui per la prima volta nella storia, dopo il maggio del 1947, la fine dell'alleanza antifascista, si ha un'interlocuzione diversa con il Partito Comunista. Il Partito Comunista, avrete, se avessi qui studenti, diciamo, della triennale storia, significa che i comunisti entrano al governo? No, naturalmente, i comunisti non entrano al governo. Quella era la proposta comunista, il compromesso storico pensato da Berlinguer. Significa che i comunisti entrano nella maggioranza parlamentare? Neanche, perché ci entrano soltanto il 16 marzo del 1978, perché data in Faust viene rapito Aldo Moro, quindi come un atto di emergenza pura per il presidente della Democrazia Cristiana, forse il politico più importante della storia della classe dirigente politica italiana del tempo, il governo, è rapito. Cos'è allora questa solidarietà nazionale? Semplicemente un tentativo di coinvolgere il Partito Comunista nella definizione di un programma di governo, di una corresponsabilità, diciamo così, delle decisioni, pur non facendo parte del governo. Ovviamente i comunisti che avevano la prospettiva di entrarci, e ovviamente con la DC con la prospettiva di non farli entrare mai. Questo è del tutto evidente. Che se ne dica, Moro compreso, non aveva assolutamente l'intenzione di fare entrare il PC, di collaborare con il PC, pensava semmai a sbloccare la situazione italiana e a immaginare un'alternanza. Sarebbe stato un giorno, chissà quando è possibile, un'alternanza anche in Italia. Perché lo dico? Perché è rilevante anche nella lettura che fanno delle elezioni del 10 giugno del 79. Scusate la noia, è inevitabile dirlo. I risultati delle elezioni, come leggono i risultati delle elezioni? Intanto l'esito. L'esito è di una grande vittoria dei conservatori. Pensate che il gruppo britannico arriva a livello europeo ad avere il 15% con 63 deputati, di cui 60 sono i britannici, i conservatori britannici. Se non erro, vado a memoria, il totale dei deputati britannici, dei deputati che la Gran Bretagna porta al Parlamento europeo è 81, quindi 60-71 sono conservatori. Vuol dire che i laburisti, che avevano già perso malamente il mese prima, proprio non sono andati a votare nelle elezioni, questo è chiaro. Gli altri tre sono i conservatori danesi, sostanzialmente. A questo c'è un altro gruppo, si affianca un altro gruppo conservatore più a destra che prende circa il 5% dei voti, a cui nell'ottica moderata possiamo aggiungere un poco meno del 10% dei liberali, prevalentemente sono un versante moderato, e il 26% del PPE, che è un partito composito, molto complicato da definire, non è un partito conservatore ma con diversi partiti, cioè non è un confederazione di partiti tutta orientata verso il conservatorismo, ma ci sono dentro partiti decisamente conservatori, tanto per esempio più ovvio e banale la CDU tedesca, non la DC italiana. Ai due il rapporto non era per niente buono, soprattutto sulla posizione che a livello europeo il PPE dovesse prendere, e proprio per esempio dico qui banalmente piccolo accenno d'appendice proprio sul rapporto con i conservatori britannici, che la CDU tedesca voleva e che la DC invece no, voleva, perché questo l'avrebbe portato ad essere un partito conservatore, che la DC non era e non voleva e poteva essere, per tante ragioni italiane, che se diciamo così è una perversione che vi porta in qualche maniera avete, vi racconto poi perché esattamente. Gli ultimi due dati, i socialisti sono al 27,5%, i comunisti al 10,7%. Questo è importante perché ovviamente nella competizione elettorale italiana i rapporti sono totalmente invertiti e peseranno nel racconto, diciamo così, della dimensione europea. Ok. Le culture politiche italiane, appunto, l'europeismo, le vado a vedere singolarmente.
Forse questa, spero, possa essere una cosa un po' più interessante, perché nel senso che andiamo a vedere proprio l'elaborazione cultural-politica, almeno per la mia sensibilità è più interessante. L'ADC è l'Assemblea Costituente per l'Europa, cioè l'idea, dal punto di vista democratico-cristiano, le elezioni del 1979 sono un'Assemblea Costituente, rappresentano un tornante nella storia del processo di integrazione europea al punto da essere una vera e propria assemblea costituente. Io ho qualche citazione diretta e la faccio in italiano, ma insomma per chi può vedere appunto anche... Allora, intanto la Democrazia Cristiana si presenta nella sua elaborazione culturale, teorica e nella propaganda politica, si presenta come il partito europeista per eccellenza. Noi siamo il partito europeista e lo siamo per tre ragioni fondamentali, cioè su tre livelli: per la storia, per la struttura del partito confederale, PPE, per la coesione politica dei gruppi parlamentari in Parlamento europeo. Adesso vi dico. Intanto, sul piano dell'impostazione teorica, ovviamente, la grande retorica dei padri dell'Europa, della patria europea. I tre grandi, sono tutti e tre, quelli che hanno costruito nel 51 la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e l'hanno fatta progredire, sono i tre grandi democristiani. Alcide De Gasperi per l'Italia, Schuman, soprattutto da ministro degli esteri, del Mouvement Républicain Populaire, quindi la DC francese, che ha un peso oggettivamente diverso, e poi ovviamente Konrad Adenauer della CDU. A questi si aggiunge, sapete, c'è tutta la retorica, erano europeisti sin dalla culla, dalla nascita, perché tutti e tre erano nati in zone di confine, come se questo in qualche maniera bastasse a fare degli europei, perché sei nato, che ne so, nell'Alsazia-Lorena. Mi pare un po' fragile come impostazione, però, e infatti non è così. Però è vero che loro sicuramente diventano in qualche maniera dei punti di riferimento per questa cultura politica. A questi si aggiunge il pantheon sacro, naturalmente, delle figure da richiamare sempre, il buon Luigi Sturzo, sempre teorico della Democrazia Cristiana, il quale, peraltro, vent'anni dalla morte, 79, sono vent'anni dalla morte di Sturzo, diventa sempre un po' il punto di riferimento anche nell'ottica internazionale, quindi europeista, del pensiero democratico cristiano. Ma insomma, questo è appunto il pantheon sacro. Ovviamente per contrapposizione, nella logica amico-nemico, la politica inevitabilmente, inesorabilmente presenta, se i padri fondatori dell'Europa sono democristiani, i padri sabotatori dell'Europa sono i socialisti. E in particolare di Molière, ovviamente, cioè il padre del socialismo francese, il quale, sapete, era ferocemente critico nei confronti della costruzione europea, perché definiva quella costruzione europea l'Europa Vaticana, cioè l'Europa del Vaticano, no? Quello che stiamo costruendo è un'Europa, in più conti c'è un'Europa carolingia, invece la questione era polemicamente sull'Europa cattolica, sostanzialmente. Braccio armato, braccio politico, ecco, del Vaticano. È vero? No, non è, ovviamente non è vero questa cosa, ma serviva polemicamente per sostenere le posizioni diverse. Considerate banalmente, non è solo il socialismo francese, io cito sempre questo, secondo me è un dato veramente rilevante. Quando si fa il progetto della comunità politica europea tra il 52 e il 53, i socialdemocratici tedeschi non mandano neanche la loro delegazione, si rifiutano di mandare una delegazione. Cioè l'unico socialismo rilevante pro-Europa in quella fase è quello belga. Infatti tra i padri fondatori, se c'è un socialista da giù, è quello di spacca. Però nella logica appunto del 79, è sempre noi democristiani siamo gli europeisti, voi socialisti siete in realtà, vi definite tanto europeisti, ma siete gli eredi di quelli che hanno sabotato l'Europa sin dall'inizio. Il PPE, secondo punto decisivo, è il vero partito confederale, ed è questo un punto secondo me importantissimo nella politica, nella comunicazione politica, lo è anche da un punto di vista simbolico. È l'unico partito confederato che si presenta con un simbolo unitario in tutti i paesi.
Lo dice un, lo descrive bene un giovane allora dirigente del DC, che a voi giustamente dirà poco, ma dice poco anche in Italia, ma che nell'internazionale giovanile democristiana è molto importante, che è Alfredo De Poli, il quale dice: a 2 mesi e mezzo dalle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, mancano 2 mesi e mezzo, no? Il panorama delle forze politiche comunitarie contempla in effetti un solo partito che si presenterà con lo stesso simbolo nei 9 paesi, in tutti i 9 paesi. Questo simbolo è la E, sormontata da E dell'Europa, sormontata da 12 stelle a semicerchio, una per ciascuno dei partiti democratici cristiani federati nel PPE. Siamo 12 partiti, 12 stelle, questo è il nostro simbolo, siamo riconoscibili. Che si voti in Danimarca, si voti in Italia, nella Repubblica Federale Tedesca o nel Regno Unito, noi siamo questi. Abbiamo questo simbolo, questo nome, e siamo riconoscibili. Anche laddove, penso al Regno Unito, per esempio, la Democrazia Cristiana non esisteva come forza politica sostanzialmente. Ancora logica, amico nemico, vedremo che le accuse che fa il PPE ai socialisti saranno reciproche, eh? I socialisti non voteranno poi al PPE. Però, appunto, ancora una volta qui, noi siamo un partito confederale. I socialisti sono al massimo una sorta di organismo di coordinamento dentro l'Unione Europea. Niente di più. Terza questione, la coesione interna. Noi siamo i più omogenei e solidali tra di noi. Qui tutta una grandissima polemica. I socialisti dicevano: ma vi rendete conto che avete da una parte c'è Strauss e dall'altra c'è Timmermans, cioè come li mettete insieme? Dice: no, nonostante questo saranno anche diversi, ma sono più omogenei e coesi di quanto non sia la distanza tra i laburisti inglesi e i socialisti francesi e i socialdemocratici tedeschi proprio sul tema europeo, o i socialisti belgi o quelli italiani. Cioè l'idea è, l'accusa reciproca è che in realtà siete dei partiti finti. Dicendo: noi in realtà siamo quelli meno finti. Ok, un po' il discorso. È sostanzialmente questo. Allora, l'elezione del 10 giugno del 79, qui la cosa mi si fa secondo me interessante, sono appunto una legislatura costituente che ha, lo dicono esplicitamente, un compito pedagogico, cioè educare i popoli europei e portare nelle istituzioni europee la coscienza popolare dei popoli europei. E qui è il discorso, grazie, è il discorso dell'europeizzazione delle masse. Attenzione che noi in questo modo, con le elezioni dirette e con questi partiti, quello che stiamo facendo finalmente è portare la coscienza popolare dentro le istituzioni europee. Adesso il nostro compito di classe dirigente è proprio quello di educare le masse alla, diciamo così, cultura comune europea, al destino manifesto che inevitabilmente un'appartenenza comune presuppone. E c'è appunto un compito missionario, e viene definito con queste esatte parole, come compito missionario, come una missione. Il Parlamento europeo, virgolettato, cito, può essere una costituente ideologica, il crogiuolo, cioè il momento di formazione, di una nuova cultura europea, che appunto attraverso le elaborazioni di nuove idee, insomma, è chiamata a compiere, ancora citazione, un'autentica rivoluzione culturale europea. E qui queste cose vengono scritte su un giornale di riferimento, diciamo così, il giornale di riferimento della DC di elaborazione, un po' l'equivalente di quello che è Rinascita per il PC. Non sappiamo se dalla selezione elettorale del principio di giugno, cioè dalle elezioni del 10 giugno, siano usciti i Robespierre, i Saint-Just, i Danton della rivoluzione europea. Per il bene dell'Europa è da augurarsi. Paragone con la rivoluzione francese non è per niente banale. Cioè, quello che qui stiamo creando è proprio uno spartiacque, un prima e un dopo. Qualcuno diceva, nel prego, alcuni posti senza essere mai stato niente, ma in questo caso invece, diciamo, l'idea è che deve essere qualcosa questo pre, questo posto. E dice ancora, appunto, il 10 giugno l'Europa non nascerà, non è questo il momento in cui nasce, incomincerà a nascere, avvierà cioè quel processo di europeizzazione delle masse
che dovrà necessariamente andare verso la scomparsa delle nazioni come una prospettiva, eh? È un po' appunto il mito della Federazione Europea. De Gasperi parlava di questa cosa nel novembre del 50. Attenzione, scusate, ve lo cito semplicemente all'atere, faccio un passo indietro. Nel novembre del 1950 De Gasperi parlava del mito dell'Europa in senso soveriano in Senato, che non era un comizio a Bari, era un Senato, si rivolgeva ai senatori, fa tutta la differenza del mondo. E dice per l'appunto, dicono, scrivono sulla discussione, presto o tardi la storia delle patrie dovrà arrendersi alla voce e alla storia dell'Europa, in cui i deputati, fin dalla prima seduta, potranno proclamare noi in nome del popolo europeo. Sta nascendo una nuova patria. Questa è l'idea. E poi c'è un singolarissimo articolo, ve lo cito, o a parte, ma che si lega molto bene però con questa idea di una missione, di qualcosa, di una nuova era che deve cominciare. Il Parlamento europeo viene concepito come una nuova razza, la nuova razza del parlamentare europeo, che dà un'idea, nuova razza nel senso di un nuovo soggetto, una classe dirigente che non c'è stata fino ad ora e che dovrà invece inesorabilmente, inevitabilmente nascere adesso. Discorso invece sull'eurosocialismo. Qui c'è un discorso, la propaganda e l'elaborazione culturale socialista non è un giudizio di valore, diciamo così, espresso dalle mie posizioni, cioè cerco di mantenermi il più imparziale possibile, nei limiti in cui insomma una visione, un'analisi storica possa essere definita imparziale, ma l'elaborazione socialista è tra le varie famiglie politiche, quelle italiane intendo, la più fragile. C'è un discorso sul, diciamo così, sulla reciproca accusa, noi siamo il partito europeista mentre voi siete una finzione, noi siamo un partito, una confederazione partitica solida ed omogenea mentre voi popolari, per non parlare di questi che non esistono, per non parlare dei liberali e degli altri partiti, noi siamo i veri europeisti. Un po' il discorso che abbiamo fatto per la DC lo si può fare più o meno anche in senso inverso per i socialisti, cioè come si presentano il partito europeo per coesione, solidarietà interna, coesione appunto, e contro invece appunto il PPE è un artificio, è una finzione, non è un vero partito, i comunisti neanche ce l'hanno un gruppo europeo e quei due che ci sono, Partito Comunista Italiano e Partito Comunista Francese, hanno una visione sull'Europa completamente diversa. I partiti intermedi, invece, e qui colgono bene i socialisti, giocano un ruolo sostanzialmente tutto in chiave di lettura nazionale della cosa, a partire dai liberali. Al di là di qualche intellettuale d'area, insomma, ma grosso modo l'elaborazione è tutta così. Invece rivendicano il primato di avere in qualche maniera evocato la necessità di una partecipazione popolare, cioè le elezioni del 79 sono le prime elezioni dirette, è fondamentale che partecipi il numero più alto di persone votando quel che vogliono votare. Però questo è un momento in cui la partecipazione popolare non può mancare, perché è il senso stesso dell'elezione diretta, naturalmente, ed è quella che può imprimere alla prima legislatura, quella fase costituente, in qualche maniera, il nuovo progetto europeo. Guardate perché vi dicevo un po' un discorso che ha una sua fragilità. Mi ha molto colpito quello che dice Craxi in un'intervista che rilascia il giorno prima delle elezioni, quindi con tutti gli intenti propagandistici, sul giornale del partito. Cioè il giornale del partito, il giorno prima delle elezioni, presenta un'intervista del segretario del partito, il quale definisce l'eurosocialismo in questo modo. Per eurosocialismo, cioè, sta cercando, devi convincere le persone a votare. La cosa mi colpisce. Per eurosocialismo si è inteso lo sforzo che si è sviluppato in questi anni di revisionismo socialista, nel senso di un aggiornamento da parte dei vari partiti, in grado diverso e non da parte di tutti, delle esperienze condotte nell'arco degli ultimi decenni. Un fenomeno di accostamento e di revisione che ha avvicinato molto le varie piattaforme programmatiche. Ora, sì, da questa definizione devo capire che cosa si intende per il socialismo, io non lo capisco.
Cioè, capisco che è un processo di avvicinamento dei vari partiti socialisti. Su cosa? Non lo si dice bene. Vi assicuro che questo brano è quello più significativo della definizione che viene data. No, ma mi colpisce perché, per l'appunto, è il giorno prima delle elezioni sul giornale del partito, cioè il momento in cui deve essere il più chiaro possibile. Se vedete l'Unità, ha tutt'altro tipo di postazione. Se vedete il Popolo, ha tutt'altro tipo di postazione. Cioè la chiarezza non manca. Okay? Qui l'idea, in qualche maniera, che ci sia qualcosa di problematico nella definizione di che cosa sia questo eurosocialismo, me la lascio. Ecco, questa è l'impressione che ho. Ed effettivamente, su questo mettere insieme populisti britannici, socialdemocratici tedeschi, socialisti belgi, quelli italiani, è complicato, la piattaforma. E lo dice lo stesso Craxi quando dice in grado diverso da parte di tutti, come per dire che c'è chi tira la carretta e altri che magari arrancano, no? Fa un po' impressione. La lettura della vittoria conservatrice dei conservatori in Europa è giustificata, motivata soprattutto sulla base dell'astensionismo, cioè l'astensionismo ha penalizzato le forze progressiste. Questa è il, diciamo così, la lettura che fa. IPC. Ecco, allora qui la lettura che fa il PC, intanto parto da questo doppio, diciamo così, da questa doppia condizione: un ritorno pieno allo diciamo tradizionale all'opposizione sul piano nazionale dopo il discorso che vi facevo sui governi di solidarietà nazionale, per questo anche li richiamavo. I governi di solidarietà nazionale finiscono per un voto negativo del PC su una questione europea, proprio sull'euro, cioè sullo SME, sulla moneta europea, un serpente del sistema monetario europeo, il modo in cui era concepito. Siamo nel gennaio del 79, quindi pochi mesi prima. Quindi il PC torna alla tradizionale posizione di opposizione dentro il sistema politico nazionale e dentro il contesto europeo ha un grande problema che non ha partners. Il grande problema del PC è che al di là del Partito Comunista Francese non ci sono altri partiti rilevanti, soprattutto il Partito Comunista Francese non è in parte dell'Italia, che sul piano europeo ragiona in modo completamente diverso da quello italiano, che sta elaborando la sua strategia dell'eurocomunismo. Si deve smarcare il PC dall'accusa di essere antieuropeista perché ha votato contro, nel gennaio del 79, proprio contro, un dato fondamentale del processo di integrazione europea, cioè il tentativo a livello europeo di risolvere la crisi del 71. Cioè quella transizione problematica che si è nel 71, il tentativo di risposta doveva essere in chiave europea lo SME. Giusto? Okay. Quindi il problema che, per loro si pone in questo modo: non è vero che noi siamo antieuropeisti, noi vogliamo un'Europa diversa, questo è il punto. E allora la definizione di quale Europa è questa. Scrive l'8 giugno del 79, su una questione che riguarda sei mesi prima, quindi ci fa capire che le mani, cioè, si devono smarcare da questa cosa. Siamo sempre stati per l'unificazione economica e quindi anche monetaria dell'Europa. Il fatto è che dietro lo SME ci sono due modi di concepire il processo di unificazione monetaria. Il primo subalterno, che vede il processo di unificazione monetaria gestito dai paesi più ricchi e con quelli più poveri che si adeguano vengono emarginati. Cultura classica, ideologica, insomma. Lo schema ideologico riportato sul piano europeo. Il secondo, che vede lo sviluppo equilibrato dell'Europa e che vuole accompagnare la manovra per regolare la fluttuazione monetaria alla lotta agli squilibri attraverso congrui spostamenti di risorse e la revisione delle politiche comunitarie per l'agricoltura, la politica regionale, quella sociale, e stabilendo un diverso rapporto con l'area del dollaro. Non abbiamo votato contro lo SME, quindi, ma contro una concezione dello SME.
chiaramente è una lettura tutta difensiva e non poteva essere che così. Ed è anche una lettura che risente un po' di uno schema ideologico. Lo vedete qui sulla citazione successiva, ancora più forte, che è quella come propagandiamo il voto europeo. L'unità ragiona così. I termini dello scontro sono chiari. Cito sempre, bisogna decidere se l'Europa diventerà l'Europa dei lavoratori o l'Europa dei potenti. L'Europa che vuole contare nel mondo e trattare con pari dignità con tutti i popoli e tutti gli stati, o l'Europa subalterna alle grandi multinazionali, ai gruppi del potere economico ramificati su scala internazionale. Ho detto questo, o con i poveri, o con i potenti, o con i paesi, diciamo così. Perché la lettura in realtà è anche internazionale, questi sono anni in cui il terzo mondismo in cui c'è fortissimo, come sapete benissimo, insomma, la lettura è anche tra nord e sud del mondo. In queste... E anzi, c'è tutta una cosa che qui non riporto su quanto sono importanti queste elezioni per portare l'Europa ad essere sempre più orientata verso una ridefinizione degli equilibri internazionali verso quello del loro, chiamavano il New International Economic Order. Allora, anche qui, solite polemiche. Il giudizio sui partiti europei, lo stesso. In realtà i partiti confederali sono... Il c'è l'unico che non ce l'ha, diciamo così. Quindi è proprio ancora più degli altri. Sottolinea che sono una finzione, che sono un artificio, che sono pieni di fratture interne. Cosa singolare a sottolinearlo è un europeista conventissimo a tutto questo tracciato, tranne di essere, diciamo, fragile sotto questo profilo, che è Altiero Spinelli, che si candida nelle file del PC nel 1979 e che pure lui, nonostante sia uno che ragioni sempre in chiave sovranazionale e bypassando in qualche modo il conflitto destra-sinistra, critica profondamente i partiti confederali, dicendo appunto che sono una finzione. Anche rivedendo certe sue posizioni negli anni, nei primi anni del secondo dopoguerra. Poi, e qui è proprio lui a introdurre questa distinzione molto intelligente, secondo me, molto interessante, e che in realtà più che ragionare sull'asse destra-sinistra, noi dobbiamo ragionare in chiave europea sull'asse innovatori-immobilisti, il partito degli innovatori e il partito degli immobilisti, che sono partiti trasversali, perché la destra DC fa parte del partito degli immobilisti esattamente come i laburisti britannici. Cioè, salta lo schema. E questo è il caso di approccio spirituale. È molto interessante che venga riproposto. C'è uno dei più grandi storici italiani, a mio giudizio, che è Guido Formigoni, il quale nella storia d'Italia, nella guerra fredda, riprende esattamente questo schema, ne fa un paradigma interpretativo di tutta la storia italiana, il partito dell'immobilismo e il partito del progresso. Però in realtà è l'analisi, ovviamente preso con le pinze, con attenzione, con tutte le cautele del caso, ma nel caso italiano funziona molto molto bene e credo che qui Spinelli riesca veramente a cogliere il vero nocciolo della questione, cioè chi è per il progresso in Europa non è detto che sia a sinistra o non è detto che sia a destra, chi è contro viceversa, insomma, la cosa è molto più trasversale. E poi ovviamente il PC insiste tantissimo da quello che stavo dicendo prima, su quale ruolo, cioè se noi ci stiamo interrogando su quale Europa vogliamo, la risposta del PC è un'Europa che possa giocare un ruolo internazionale dentro gli equilibri che si stanno ridefinendo a favore dei paesi del terzo mondo, nella lotta che stanno facendo dentro le organizzazioni delle Nazioni Unite per un New International Economic Order. Per rivedere, cioè, le regole fondamentali della struttura internazionale del sistema economico. E questo è un elemento molto, molto rilevante, su cui insistono in continuazione. Come leggono i risultati dell'esito del voto? Uno, fallimento totale dell'eurosocialismo. Perché? Perché è stato incapace di costruire un fronte unitario delle classi popolari. Perché? Perché non ci hanno ascoltato. La posizione del PC è tutta un tentativo di dialogare con l'internazionale, cioè, diciamo così, con i socialisti europei, più complessivamente l'internazionale socialista, poi anche al di là dei temi europei,
per cercare di trovare degli interlocutori internazionali, senza essere socialista e socialdemocratico, perché siamo sempre nell'epoca del non moriremo mai socialdemocratici, detto anche dalla destra del PC, cioè Napolitano in questi anni dice no, non moriremo mai socialdemocratici, e se lo dice Napolitano, figuriamoci cosa dice la sinistra del PC, però l'interlocuzione, ma è del tutto ovvio, non hanno altri interlocutori internazionali, devono ragionare con i socialisti, i quali però fanno fatica, cioè la fatica reciproca, eh? E sostanzialmente dico, guardate che questo mancato dialogo tra comunisti e socialisti è uno dei fallimenti del risultato del 79, uno dei motivi per cui ha trionfato la borghesia, che appunto, cioè appunto la borghesia europea che si è meglio organizzata delle classi popolari. Il PC, isolato a livello internazionale, cerca appunto degli interlocutori. È un PC anche che torna ad essere, se non isolato, comunque ritorna all'opposizione in qualche maniera. Chiamarvi dopo il picco avuto negli anni 70, lo dico semplicemente perché non è detto, ovviamente, giustamente, non c'è nessun motivo per cui ve lo sappiate, ma il PC a metà degli anni 70 arriva ad avere un terzo dei voti degli italiani, un terzo, cioè sfida al 35% dei voti, una cosa clamorosa. È un partito in qualche maniera un cuneo dentro l'Italia della guerra fredda. Questa è la parte secondo me più interessante di tutte, dal punto di vista dell'elaborazione, la più sorprendente soprattutto, appunto l'eurodestra. Il movimento sociale italiano, cioè i neofascisti, che si definiscono tali, non è come adesso, allora si definiva una propria fascista, okay. Alla ricerca appunto di una legittimità politica. E qui il problema è questo. Il movimento sociale è, dentro il contesto italiano, completamente isolato. In Italia si usava distinguere i partiti in aree di governo, partiti dell'area di governo e partiti dell'arco costituzionale. Ecco, l'MSI non era né nei partiti di governo, ovviamente, né nell'area di governo, né nell'arco costituzionale. Era una sorta di estraneo che rimaneva lì, ai margini del un isolamento totale, nonostante i tentativi di dialogare con varie forze. La prospettiva europea gli serve esattamente per uscire dall'isolamento, perché il ragionamento che fanno è la condizione che abbiamo in Italia non c'è in Europa. Anzi, in Europa c'è il contrario, la condizione che viviamo noi di isolamento ce l'ha il PC, ce l'hanno i comunisti. Quindi noi in Europa possiamo trovare l'aggancio per trovare una legittimità politica che a livello nazionale non troviamo. Dirà Almirante, che è il segretario appunto del Movimento Sociale Italiano, ricollegare in un'unica forza sovranazionale tutti i movimenti e i partiti della destra minoritaria europea. E questo il compito che ha il movimento sociale. Appunto, le condizioni in Europa, che sono diverse da quelle nazionali e che sono viste con favore dal movimento sociale. I comunisti sono isolati, non sono un pericolo. Okay? Anzi, per noi che siamo appunto, che facciamo dell'anticomunismo una nostra forza di legittimazione, una condizione per tutti. Il nuovo allargamento previsto. Grecia, sapete, la Grecia entra nell'81, Spagna e Portogallo nell'86, ma le trattative cominciano immediatamente dopo, diciamo così, la metà degli anni 70, superamento ovviamente del colonnello di post 74, questione sempre post 74 in Portogallo e poi post 75-76 per quanto riguarda la Spagna. Il peso dei conservatori che l'Europa dimostra di avere è per noi una condizione che ci permette di uscire dall'isolamento. In realtà ci permette uscire l'isolamento sarebbe un punto interrogativo, perché è tutto da vedere quanto i conservatori guardino o meno al movimento sociale. Però dal loro punto di vista è in realtà un elemento che dimostra che la destra in Europa non è isolata, ma è anzi una destra vincente. Il nemico contro cui si scagliano in queste elezioni europee, il nemico tradizionale, è la Democrazia Cristiana, ancor più perché viene dai governi di solidarietà nazionale, perché è l'unica forza centrista in Europa a non essere anticomunista. Questa è l'accusa che gli fanno.
E poi ovviamente c'è tutta la lettura nazionale, l'ADC sono i rappresentanti del regime, del clientelismo, della resa al comunismo, dell'inerzia verso il terrorismo, bla bla bla, cioè una classe dirigente inetta e incapace. Alla fine il movimento sociale si presenta come l'unica forza della destra anticomunista nel sud Europa. Guardate, il ragionamento non è banale. L'MSI, qui è MSI DN, cioè MSI Destra Nazionale, fondazione, si fonda in una parte. L'MSI, come unico partito italiano nell'area della destra europea occidentale mondiale, cioè noi siamo l'unico partito che rappresenta l'Italia in quest'area. Altro che isolamento. Ok, questo è. Siamo il 12 giugno del 79, il commento alle elezioni sostanzialmente. Però, al di là delle condizioni, diciamo così, politiche, dal punto di vista della cultura politica, è interessante appunto il progetto dell'Eurodestra e del mito appunto della nazione europea, dell'Europa nazione. Ovviamente, come potete immaginare, una commistione di nazionalismo ed europeismo. Attenzione, loro quando parlano di europeismo parlano di Europa politica e parlano di Europa sovranazionale, cioè di cessione di sovranità dal livello nazionale al livello europeo di questioni politiche, cioè di ambiti politici. Una cosa per un partito nazionalista veramente curiosa. Guardate qui il punto di riferimento del patrimonio etico-civile che dovrebbe essere il punto di riferimento della nuova Europa vista da destra. Il mondo ideale di Dante e Machiavelli, di Goethe e di Schiller, di Cartesio e di Pascal, quello morale di Mazzini e Gentile, di Drieu La Rochelle e di Brasillach, a cui venivano ad aggiungersi, adesso dico nomi che probabilmente, magari appunto, soprattutto Carlo Gattano magari non dice molto, però Carlo Gattano è un federalista risorgimentale, un federalista comunque, forse qui maggiore rappresentante del pensiero federalista, che venga preso Cattaneo, che tutto può essere tranne che una persona, un pensatore un politico assimilabile alla cultura della destra fascista, che venga preso per le elezioni europee in chiave federalista, secondo me è clamoroso, una cosa veramente, insieme ovviamente a altre cose, di richiami di identità, cioè i convegni dal 32 del 42 di critica fascista, i convegni sull'Europa, per la costruzione dell'uomo europeo, un nuovo uomo europeo, e il recupero appunto di tutta la tradizione romana e cristiana del mondo antico. Qui c'è tutto dietro il retaggio del mito di Roma, della Roma imperiale, che è un elemento fortissimo del pensiero mitologico fascista. Di più, ci dicono, e ce lo dice il Secolo d'Italia, che è appunto il giornale di partito, del partito, che proprio l'Europa in sé è un'idea di destra. Cioè, perché un'idea di contrapposizione, in quanto contrapposizione a una sinistra che fu ed è assoggettamento dell'uomo al determinismo storico, ai collettivismi, alle massificazioni dentro le leggi della materia e del bisogno economico. L'Europa sarebbe molto singolare, l'Europa sarebbe qualcosa di contrario a tutto ciò e sarebbe in questo senso antimaterialista, è un'idea spirituale, le richiamo l'Europa come elemento spirituale. Appunto, è il progetto per un'Europa, è un progetto per un'Europa politica, appunto, un potere sovranazionale, ci dice appunto, capace finalmente di risolvere, virgolettato, in termini politici, quel che sembra impossibile in termini di profitto economico. Io, quando l'ho visto la prima volta, non mi nego, sono un po'. Ho balzato sulla sedia, ma mi ha molto, molto, molto colpito. Chiudo, sto per andare. Questa Eurodestra è questo mito dell'Europa nazione. E intanto gli elementi identitari, appunto, Mussolini viene descritto per grande europeo. Dentro tutti questi uomini, di questi nomi, da Drieu La Rochelle, da Brasillach, ci può stare, con Cartesio e Pascal, insomma, il genio europeo dentro quel novero, quel pantheon sacro di genialità dell'uomo europeo, c'è ovviamente dentro anche Benito Mussolini. E qui si riprende nel 79, il 10 giugno del 79, il giorno delle elezioni, come apre il Secolo d'Italia con un editoriale del 52
di Anfuso, Filippo Anfuso, che è il fondatore della rivista Europa Nazione. E guardate qui che cosa scrive. Può esistere una nazione che si chiama Europa e arrivi a confondere le soggettività nazionali al punto da creare un uomo europeo? Attenzione pure alle maiuscole, sono importanti. L'uomo europeo in senso universale, come abbiamo detto, esiste. Esso ha già creato l'Europa non in base ad un'astrazione, ma perché esso è l'Europa. Non è solo la grandezza, un'inclinazione del suo spirito a renderlo degno di appartenere ad una patria continentale, ma la piena adesione delle sue qualità nazionali alla misura del genio europeo. È in questi termini che vediamo l'ascesa delle nazioni europee verso la nazione europea, in un adeguarsi cioè della nazione al principio della comunità europea espressa in un'altra nazione, più grande, nella quale andremo via via delineando i futuri possibili connotati e pregi. Non è solo un'Europa politica, ma un'Europa nazione da costruire, che è costruibile, un superamento delle logiche delle patrie nazionali, in modo che vedremo come si definirà, in nome appunto di una patria nazionale europea comune. Per me, detto da dei nazionalisti neofascisti, a me fa impressione. Ok. Vado sulle banalissime conclusioni, ho fatto presto, così mi libero prima. Riprendo alcune cose che ho detto all'inizio. Intanto la peculiarità italiana in questo quadro, diciamo così, veloce naturalmente, nelle varie culture politiche, come leggono l'evento e poi l'esito delle elezioni del 1979, la peculiarità italiana è appunto che tutti i partiti si dichiarano, penso che adesso capiamo in che senso, cioè tutti i partiti si dichiarano europeisti. Quindi la competizione che si ha nelle elezioni del 79 è su quale tipo di Europa, quale modello di Europa propone. Secondo, che la partecipazione al voto appunto è molto alta, la società italiana è chiaramente, fortemente, molto europeista, anche perché vede nell'Europa l'orizzonte, diciamo così, di superamento dei limiti nazionali di fronte appunto alle sfide globali e alla ridefinizione degli equilibri internazionali, cioè la classe dirigente italiana è immersa. Io vi ho saltato tutta una noiosa, precisa definizione dei guai dell'Italia degli anni 70, insomma, lo sapete, il terrorismo, che non è solo un tassello, ma la crisi del 71, quella del 73 energetica, quella del 79, seconda crisi energetica, sono crisi che ovviamente incidono sulla produzione, sull'occupazione, sull'inflazione. Cioè l'Italia è un paese in grandissima crisi degli anni 70, tutto più economico, sociale, sulla tenuta democratica. Quindi l'Europa diventa un'ancora, diventa anche quell'orizzonte attraverso il quale si può pensare di superare quelle difficoltà che la classe dirigente a livello nazionale non riesce a superare se non parzialmente, anche se qualche risultato si era raggiunto. Ovviamente le elezioni europee si intrecciano appunto con le dinamiche nazionali, come l'abbiamo visto. Il PC non ci torna, che cerca una centralità in Europa che non ha più a livello nazionale. La MSI cerca una legittimazione politica in Europa dialogando con i conservatori che non vogliono dialogare con l'MSI perché non ce la fanno, perché tanto per andare al solo, la Thatcher dialogava con la CDU, con la parte destra conservatrice del PPE, non dialoga con l'MSI. L'MSI però cerca in continuazione di incomiarsi, perché appunto è quello l'orizzonte di legittimità politica che non ha a livello nazionale. Secondo un tentativo appunto di rivalsa per i partiti medi, cioè i partiti che cercano di leggere le elezioni europee tutte in chiave nazionale per dire che in realtà lo spazio che hanno, se lo possono giocare solo ed esclusivamente sostanzialmente dentro il quadro nazionale, per esempio i liberali sono strapolemici con la DC perché appunto è stata quella che si è resa alla strategia del compromesso storico del PC, anche se non è vero, insomma, si legge come una resa alla strategia comunista. E poi appunto
ultimo punto, lo scenario conflittuale, qui è uno sguardo al futuro, lo scenario conflittuale tra i democristiani e i socialisti che è palese a livello europeo. Noi siamo i veri europei, voi siete quelli che hanno sabotato, noi siamo i veri partiti confederali, voi siete una finzione, tutto, voi siete disomogenei, noi invece siamo solidari e coesi, reciprocamente queste accuse, questo tipo di competitività si presenta, sarà la, non è che si presenta, sarà esattamente la cifra della lettura di tutti gli anni Ottanta, quando il DC e il PSI governeranno assieme in un perenne conflitto, situazione conflittuale. Chiudo con questa cosa, con una nota tutta italiana, perdonatemi, non è un caso, ha fatto giustamente notare qualcuno, se la storia italiana si distingue in genere per formule politiche, la formula, l'alleanza antifascista, il centrismo, il centrosinistra, la solidarietà nazionale. Gli anni Ottanta sono l'unica formula politica che si chiama pentapartito che non definisce la formula in sé, centrosinistra, chi capisce che cosa? Solidarietà nazionale si capisce a che cosa si allude. Alleanza antifascista si capisce, centrismo si capisce. Il pentapartito è l'unica formula numerica che richiama solo ed esclusivamente il numero di partiti del governo. E manca l'elemento coesivo che può definire una progettualità in qualche maniera riconoscibile nella forma. Ho finito. Grazie. A ver, voy a hablar en castellano, que quizá vamos a hacer como un poco de lengua franca, en todo caso que todo el mundo se sienta libre de hablar en el idioma románico, si le apetezca, ¿no? Tenemos esta idea. Si hablamos en castellano poco a poco, bien. Fuerte. Y si no, cualquier cosa traducimos. Bueno, le agradezco muchísimo la intervención. Yo creo que, como mío, a mí me ha abierto mucha reflexión y muchas preguntas. Durante esa charla mías, evidentemente abrimos ronda y sea intervenciones, preguntas, consideraciones, pues evidentemente. Yo quería, hoy en castellano, si no, a solitario. Quería hacerte una pregunta, Paolo, damos tú. Estas elecciones de las que has hablado, bueno, las primeras estamos en el 10 de junio, del 12 de junio del 79, como has dicho antes, se dan una semana después de las elecciones políticas italianas del 79, que son unas elecciones muy importantes por un cambio de dinámica política en el voto del Partido Comunista. Las primeras, desde el inicio de la democracia en Italia, que el Partido Comunista, en las que el Partido Comunista retrocede, pierde, creo que casi 4 puntos, me parece, 3,5 o algo así, ¿no? Si no recuerdo. La prima volta si fece sotto il 30%, 19%. Sì, la prima volta cresce. Sì, la tendenza contraria. Sì, sì. La pregunta es, todas estas reflexiones alrededor de lo que queremos que sea Europa, qué quieres, qué es Europa, cómo nos gustaría que fuera Europa, etc. También se ven determinadas, te lo pregunto porque no lo sé, por el impacto de lo que ha pasado una semana antes, es decir, del resultado de las políticas. Me explico, en la reflexión se hace en los diarios que has citado, que tienen también una componente de peso del resultado de la semana anterior, o hacen dos discursos o algo separados. O sea, ¿hasta qué punto, no? Esta reflexión se ve influenciada por el resultado, que es un resultado, claro, el Partido Comunista sale de la mayoría, como has dicho, y pierde 4 puntos. ¿No? Sí. Pues sí, además, recogemos más. Sí, sería más. ¿O quieres responder ya? A ver, agradecerte tu exposición. El tema de las culturas políticas
sobre todo vinculada al caso italiano. Yo creo que primera cosa que hemos de entender es, lo digo por ahora pensando en nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos, cuando decimos Europa, decimos Unión Europea, piensan en la Unión Europea de ahora, no la de los años 60 y 70. Sí. Y que hay que intentar contextualizar también lo que era la Unión, la Comunidad Económica Europea en los años 70. Es decir, que es un proyecto económico y no es un proyecto político, ¿no? Que se ha derrotado en los años 50 entre los federalistas y los funcionalistas. Sí. Lo digo para entender el rechazo de sectores populares y políticos incluso de izquierdas a una Europa, que la Europa existente en los años 70 no es la que tenemos ahora. Este es un primer elemento para entender por qué culturas políticas se adhieran o se ligan más al proyecto europeo o no. Hablo ahora de los comunistas. De los comunistas franceses, ¿no? Recordar que en esta época, en el año 74, empieza la conferencia de partidos comunistas europeos en Bruselas, que es otra, ¿no? Otra orientación de partidos comunistas de Europa Occidental y de partidos comunistas de la Europa Oriental, y que ahí seguirán, ¿no? Sí. ¿Con qué Europa, y si su proyecto político pasa por el proyecto de la Comunidad Económica Europea o no? Y en este elemento, en el 76, hay en Italia un elemento importante. Aquí se decía, hay el voto importante del Partido Comunista Italiano, entre otras cosas, porque hay voto a los 18 años, a partir del 75, antes no, cuidado, también tengamos presente por qué el Partido Comunista Italiano pues consigue ese 33%, ¿no? En las administrativas primero y luego las generales o políticas. Pero lo digo porque ahí ya está Altiero Spinelli. Altiero Spinelli ya es diputado en el 76 con la sinistra independiente, ¿no? Es decir, esa fuerza, pero lo es para ser eurodiputado de un Parlamento Europeo, no de sufragio universal, pero está. Sí, sí. Pero está, y es importante el papel que jugará, es decir, el encuentro Berlinguer al Spinelli a partir ya del 76, no en el 79, sino en el 76, cuando el Partido Comunista Italiano pues apuesta, y de qué manera, por un proyecto político de Parlamento Europeo por sufragio universal. Ahí estamos, sabiendo que va a estar solo en ese Parlamento porque el Partido Comunista Francés no lo va a poner fácil. No lo va a poner fácil. Y por consciente, ahí está, ¿no? Lo digo para intentar explicar que son unas elecciones, como decía ahora Alberto, muy en clave nacional más que en clave europea. El propio Craxi, eurosocialismo, pero es una persona que se irá al pentatapartito, ¿no? Es decir, se irá en los años 80, es decir, ningún interés en un proyecto europeo. No sé si me he explicado suficientemente, sí. Paolo, pero... Se ho capito bene, sì. La domanda poi fondamentalmente è se le culture europee, le culture politiche di cui abbiamo parlato, effettivamente si riconoscono in una progettualità europea o non siano sostanzialmente un prodotto della nazione veramente nazionale. Io? Poi? Sì, no. A ver, yo quería decir unas cosas cortas que es que me ha analizado. Y algunas son, bueno, ellos son digamos, sugerencias o temas, ¿no? La cosa que me ha parecido realmente interesante, todo me ha parecido interesante, pero hay una cosa que leída ahora, digamos, te hace pensar mucho, que es el debate en torno a las alianzas. Es decir, el debate en torno a lo que tiene que hacer el PPE con respecto a todos los grupos políticos que tienen a su derecha, pues bueno, parece que es un debate que tenemos ahora en torno a cómo evoluciona el proyecto europeo, pero en realidad es un debate que
yo no lo conocía tanto y me parece muy interesante apreciar que en realidad es el mismo debate que se da a la mitad de los años 70, ¿no? Y coincido perfectamente contigo cuando dices que la democracia cristiana no es un partido conservador, no puede serlo, no quiere serlo, y es muchas cosas, pero también es cierto de que hay otros grupos, digamos, que le ponemos en eso, le empezamos a poner desde este momento la etiqueta del Partido Popular Europeo, bueno, que tienen otras, ¿no? Otras perspectivas, ¿no? Entonces esto me parece interesante. Otra cuestión que me parece interesante y especialmente también me vincula, digamos, un poco a lo que está pasando ahora. Antes, cuando citabas los presupuestos, digamos, o las referencias culturales de la euroderecha, tú lo decías y tienes toda la razón de que hay un sincretismo bestial. Tú puedes citar Cattaneo, como puedes citar Mussolini o como puedes citar. Este también me parece un elemento, digamos, que ha seguido marcando la vida de las culturas políticas de la derecha. Nuestro común amigo Stephen Forti pues lo explica, yo creo, de manera fantástica, ¿no? Dice, bueno, las extremas derechas son capaces de vincular referencias culturales muy distintas con un objetivo, con un objetivo claro. Y entonces aquí me viene la, bueno, que también es una cuestión que nos vuelve a hablar del hoy y no del ayer, que es que en el fondo lo que tienen en común la mayoría de estas referencias tan distintas entre ellas es que son cristianas y blancas. Son cristianas y blancas. Y aquí también me viene a la cabeza un tuit, que soy así de friki, de Antonio Tajani de hace 2 días, en el cual vuelve a decir que las raíces de Europa son cristianas y que nos pueden dividir muchísimas cosas, pero que siempre encontraremos una cruz que nos habla de la unidad de Europa, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí, bueno, quizás sería interesante también ¿no? rastrear en términos de cultura política, ¿no?, lo que significa esta visión de Europa, ¿no?, o el discurso, las narrativas en torno a las raíces cristianas de Europa en la construcción de un otro que no es cristiano ni blanco, que pero precisamente desde finales de los años 70, sobre todo en los años 80 y 90, empieza a ser una parte significativa de la población de la misma Europa, ¿no? No sé si había más. Ok, allora, domanda molto, molto impegnativa. Allora, vediamo un po' se ho anche capito bene. Sì, sì, certo. Se ho annotato anche bene. Allora, partiamo dalla questione come il risultato delle elezioni politiche, diciamo dire, una settimana precedente, appunto, hanno eventualmente condizionato proprio la lettura del voto europeo. Siccome le analisi sono sostanzialmente condotte, allora io parto da questo presupposto, che penso che sia un presupposto metodologico, ormai credo dal punto di vista storiografico sia abbastanza concordi, cioè nel ragionare sulla continua interazione tra dimensione nazionale e dimensione internazionale. Cioè spiegarci la storia d'Italia, non è un modo per eludere, spiegarci la storia d'Italia tenendo sempre in considerazione che le dinamiche nazionali non avvengono sull'eduraneo platonico, una sorta di mondo isolato che non ha contatti col resto della realtà, né che c'è una sorta di sovrascrizione delle dimensioni internazionali che condizionano in tutto quelle nazionali, ma che è ovviamente un'interazione continua. Nel caso specifico, io ho cercato anche di mettere in evidenza come in alcuni casi fosse più marcata la lettura, in alcuni casi squisitamente nazionale, anche sulla base dei risultati ottenuti ovviamente la settimana precedente. Cioè, questa è un po' un'analisi avvantaggiata, perché sai già il risultato, un po' come quando leggi un giallo e sai già l'assassino, insomma, puoi contare sul fatto che sai come andare a finire. E presumi che grosso modo le elezioni che hai avranno più o meno lo stesso numero di voti. Cioè, c'è stata qualche variazione marginale, ma sostanzialmente le cose sono cambiate moltissimo.
o che sia, una settimana di distanza. Quindi c'è chiaramente una lettura, una influenza del dato nazionale delle elezioni precedenti, però tutta l'elaborazione, l'impostazione teorica, cioè sulla lettura della, del crocevia che stiamo attraversando, queste non sono elezioni europee qualsiasi, non sono quelle del 2004, dell'89, sono le prime elezioni dirette, cioè quella che proprio Spinelli chiamerà anche lui, io ne ho parlato in chiave democristiana perché è quella che la propongono così, ma Spinelli per esempio farà della prima legislatura 79-84, della sua concezione proprio una legislatura costituente, il capo del coccodrillo è questo, e il capo del coccodrillo peraltro è esattamente quella prospettiva della distinzione, il superamento destra-sinistra, dell'inserimento innovatori, no, immobilisti, perché dentro c'erano di tutto e di più, c'erano personaggi abbastanza curiosi, diversi democristiani del PPE, insomma, un mondo molto composito, in quel, anche già in quello in cui iniziamo. Quindi direi così, c'è certamente un condizionamento, ma soprattutto c'è soverchiante il fatto che noi stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente un inedito nella storia. E questa cosa noi la dobbiamo capire, dico. Guardate che questo è un fatto che non si è mai verificato prima. È come la rivoluzione francese, in questo senso, o come il 17, il primo Stato comunista nella storia. Cioè qualcosa di totalmente inedito. E allora la lettura che si fa, naturalmente, è fortemente condizionata da questa. Come avete visto, però, penso alle due estreme soprattutto, ma non solo, i comunisti da una parte, e quando si ragionava su superare la condizione, diciamo così, nazionale per cercare un'interlocuzione a livello, allora, questo soprattutto per quanto riguarda il movimento sociale, no? Superare l'esclusione che si vive a livello nazionale per cercare di interlocutori internazionali. Il PC a sua volta la necessità di superare un isolamento che sia a livello internazionale che non sia a livello nazionale, quindi la condizione opposta, però cercando appunto interlocutori a livello europeo con cui è veramente complicato però parlare. Sia partner, il discorso che facciamo appunto, giustamente che vi chiamavo prima, andrò sulla questione dei comunisti francesi, sia per il problema del socialismo, perché il discorso socialista è un discorso estremamente delicato. Su queste cose che vanno da voi di Pons e quindi di giovane allievo, Michele Di Donato, insomma, difficoltà che il PC ha appunto di dialogare con l'internazionale socialista. Non so quindi se ho, diciamo così, sarà questo un po' il punto della questione. Due questioni ho colto, diciamo così. Intanto una giusta precisazione sul ruolo di Spinelli nel PC. Guarda, Spinelli lo sappiamo, parte comunista, inizia da comunista, poi in nome dell'europeismo supera l'appartenenza comunista, rientrerà in un partito comunista che ormai è in fase di trasformazione e che a partire dal 69 elegge appunto i suoi deputati, appunto in maniera indiretta, al Parlamento europeo. E il fatto che Spinelli trovi nel Partito Comunista il soggetto con cui poter mettere in atto, per quanto da una posizione centro, la sua prospettiva comunista è una cosa che mi ha fatto sempre molto pensare. Però è un ruolo contrastante dentro. Cioè, se uno va a vedere, mi limito soltanto al discorso proprio del 79, mentre Spinelli fa tutto questo discorso di proponendo la sua analisi su Partito Mobilista, quello diciamo così progressista, diciamo gli innovatori, è un altro importante esponente della politica estera di C, che è Renato Sabri, ripropone invece esattamente un'analisi che include puntualmente la questione destra e sinistra. Guardate, non noi ci facciamo tante attenzioni. Qui la questione è che la destra si è organizzata. E poi la vittoria di una destra, di una borghesia europea che è riuscita ed è stata capace di organizzarsi. E noi, la sinistra, invece non è riuscita a farlo. Ancora una volta, cioè il problema è il rapporto con i socialisti e l'incapacità di costruire un'unità proletaria. E non è il discorso di Spinelli. La domanda che io mi farei sempre, come mi sono sempre posto, è una domanda che rimane aperta, naturalmente, no? C'è una dialettica con tutti i partiti, naturalmente. Sul versante europeo, sì, l'eurosocialismo, sì, certamente il Partito Comunista fa un salto in avanti, ma non è tutto sulle posizioni spinelliane per niente. Cioè, Spinelli sta lì come un interlocutore tra i tanti, e non è la posizione, almeno da quello che io
ho potuto vedere, non è neanche la posizione dominante, infatti gioca la partita tutta sua. Però il fatto che la giochi dentro il PC, cioè come espressione del PC, non è per niente banale, anzi, cioè segna anche qui una fase di svolta dello stesso PC. Mettiamola banalmente post 68, tanto per dove 68 è Praga in questo caso. Quindi le distanze che cominciano ad essere prese, che però, come sapete, sono lunghe, tortuose, per niente risolutive, molto complicate. Sulla questione, la vera grande domanda, grossa domanda sulle culture politiche nazionali, io la metterei così, è che le culture politiche, tutte le culture politiche nazionali, e in maniera sorprendente alla fine anche la destra, è tutto sommato, per quanto in maniera minoritaria, sin dagli anni 50, anche con i fascisti, ma tutte le culture politiche italiane hanno in qualche modo dentro la loro iscritta dentro il loro DNA il discorso europeista, cioè un confronto con il tema dell'europeismo. Cioè le grandi scelte della politica estera italiana l'ha fatta il DC, per questo non c'è proprio il minimo dubbio, europeismo e atlantismo. E andare a vedere i documenti della DC da questo punto di vista è sempre più un equilibrismo, penso al più equilibrista di tutti, che è Aldo Moro. Io mi sono stupidato, mi cito una cosa veramente banale, sciocca, ma che mi ha fatto sempre molto riflettere, perché l'ho trovata singolare. Sapete, i documenti erano dati lo scritti, poi le correzioni a mano. Ecco, nei discorsi, Moro, quando trovava noi siamo una forza europeista ed atlantica, il segno, noi siamo una forza atlantica ed europeista. Perché in quel momento bisognava dire che bisognava essere innanzitutto atlantici e poi europeisti. Dentro il discorso sembra una banalità, ma non lo è affatto, naturalmente. Però atlantismo ed europeismo, cioè non si fa, questo è chiaramente, diciamo così, il libro su cui, che poi no, faticosa tesi di dottorato che ho scritto sulla Democrazia Cristiana, la tesi era sull'identità atlantica ed europeista nella Democrazia Cristiana, cioè la cultura politica democristiana che è intrisa della politica estera, quindi delle due direttive europee ed atlantiche. E in realtà vedo che la questione è in molte altre culture politiche, cioè non si può prescindere, non c'è una cultura politica esclusivamente nazionale che non ragiona sul ruolo che la nazione deve avere nel mondo. Quindi l'Europa in questa maniera, non so se era questo poi il cuore della domanda, ma l'Europa entra sempre come un interlocutore con cui bisogna fare i conti, l'europeismo. Tant'è che appunto il PC alla fine, quando si deve reinventare e deve determinare una discontinuità con la fase precedente, mette il prefisso euro. Euro, comunismo, anche lì le parole sono importanti, come diceva qualcuno, insomma, chi parla male, penso male, dica male. Insomma, teniamone conto. Sulla questione invece, se capisco qui bene, di CPPE, rispetto a questa era più che una domanda, era un'osservazione. Allora, oggi chiaramente il PPE è solo ed esclusivamente un partito conservatore. Questo succede, è sempre più conservatore, è sempre più in un'ottica quantitativa, mettere dentro, una logica che perde anche molto la dimensione culturale europeista. Quella democratica cristiana è una matrice mai completamente evaporata, se non completamente, ne rimane soltanto in alcuni soggetti. Però in questi anni no. Non è solo la DC che non è un partito conservatore, che non si rifiuta fino alla fine, fino all'ultimo congresso dell'89, in cui nessuno sapeva se è stato l'ultimo congresso, si rifiuta di essere schiacciato sul versante conservatore, perché significava mettere in discussione l'unica cosa che la DC non poteva mettere in discussione, cioè l'unità dei cattolici. Partito in Italia. Nel PPE c'è una lotta vera tra la CDU e il gruppo dei conservatori e la DC e il gruppo che possiamo chiamare, diciamo così, tendenzialmente più progressista, sempre nei limiti in cui si può utilizzare questa parola dentro quel mondo. Quando è che la questione si risolve? Con una scelta del tutto conservatrice del PPE? Questo, diciamo, è un futuro carino. Dopo il 99,
Cioè, nel momento in cui la DC, 94, nel momento in cui la DC non esiste più, e non esiste più l'ostacolo dentro il PPE. E infatti c'è un'interlocuzione con tutto il mondo conservatore, fino per esempio, per quanto riguarda l'Italia, a far entrare Forza Italia. Che c'entra Forza Italia con la Democrazia Cristiana? Niente, zero. A cominciare naturalmente dal suo fondatore, che diciamo così, è difficilmente rappresentato, immaginate, a fianco nel Pantheon, Rumor, Panic, Rumor, De Gasperi. Sul sincretismo della destra, autoevidente, diciamo così, ed è anche la cosa, una parte fragile della loro costruzione, della loro elaborazione, l'altra estremamente affascinante, questa necessità di mettere tutto dentro, in quell'incredibile numero di nomi, diciamo, del patrimonio etico-civile, di quello intellettuale e di quello politico, alla fine la cifra, discutibile poi nei giudizi singoli, magari non discutibile nel genio di Goethe, molto più discutibile magari in quello di Mussolini, però è il genio europeo. Cioè lì la questione è, noi costruiamo, noi siamo l'Europa perché noi puntiamo all'uomo europeo, l'uomo europeo, questa roba è il genio europeo, che significa tutto e niente naturalmente, ma che significa riportare il genio nazi singoli, i geni nazionali dentro un contenitore che si riconosce nella categoria della civiltà europea. Non è un discorso molto diverso da quello che faranno che avevano fatto gli europei nell'Ottocento, il confronto con i popoli colonizzati. Usiamo la civiltà europea a prescindere che siamo il Belgio in Congo, che siamo la Gran Bretagna in Sudan, o non lo so, la Francia in Tunisia, okay? O l'Italia in Libia. Vabbè, queste sono banalità. Oggi la destra, senza andare appunto sull'attualità, ovviamente bianca e cristiana, la sensibilità è chiaramente è quella. Se vi ricordate, questa è anche un interessante passaggio fallito, un altro passaggio fallito, proprio perché è fallito, sembra molto interessante, della costruzione europea, Nizza, il progetto costituzionale e tutta la polemica che ci fu allora sulle radici cristiane dell'Europa, no? Dove si intendeva anche appunto, cioè alcuni, non tutti, ma insomma alcuni ambienti declinavano secondo questo tipo di lettura. E allora però viene da dire, sì, certo, la destra, soprattutto un certo tipo di destra, fa di questi elementi certamente la cifra della propria proposta politica, ma se c'è una cosa che quella discussione dimostra è che in realtà in Europa gli anticorpi c'erano, almeno nel 2004 c'erano, perché quella non è passata quell'impostazione, neanche nella sua versione più neutra delle radici ebraico-cristiane. È passata, e semmai passata, se proprio dovessimo in qualche maniera ragionare in maniera schematica e banale, è passata con il ministro, più che quella. Passata per morire, ma poi non è passata, nel senso che quel progetto è fallito, insomma, quindi... Adesso passerà. Hai un tema della Turchia, sì. Ma la Turchia, come sappiamo, è da... Vado a memoria, ma mi sembra la domanda per entrare in Europa la Turchia l'ha fatta nel 87. Sì, cioè più o meno, sì. Sai, clamorosa, no? Cioè, c'è oggettivamente una difficoltà. Che allora non era Erdogan, naturalmente, era invece proprio un mondo... Difficoltà che si sono invece bypassate completamente per altri, che avevano condizioni in termini di tenuta dello Stato di diritto, di tenuta del mercato, come criteri, diciamo così, di entrata nell'Unione Europea, e altri, diciamo così, andava più facilmente. E quindi un problema c'è. Meno popolati. Meno popolati, ecco, per esempio, forse. Non è che la Polonia sia molto meno. Insomma, oddio, 30 milioni, Turchia sono 80 milioni, voglio dire. La domanda è cosa pesa. Sì, quello secondo me è stato un senso. Ma anche di risultati di porte in Europa, alla fine, la Turchia. Altra questione? No? Si no tenemos otra cuestión, pues nada más, pues agradecerle muchísimo a Pablo Alcántara su contribución. Ha sido, yo creo, un debate, una conversación muy interesante. Sabéis que la grabación, digamos, de esta sesión quedará al canal de YouTube de la sesión.
lo cual para todas las personas, digamos, que quieran utilizar también este material, la audiencia o lo que sea, pues lo tienen disponible en la página. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Grazie, Giulia. Per così poco. Sì, entra poco, ma...